tutti abbiamo visto almeno una volta un episodio di questa serie animata. I Simpson sono i Simpson, tutti li conoscono in qualche modo. Stiamo pur sempre parlando della serie animata più vista di sempre, con 34 Emmy vinti e tantissimi altri premi e riconoscimenti nel corso degli anni. Tra cui anche il Guinness World Record come serie più lunga con gli stessi personaggi. E sicuramente ne avremo ancora fino al 2025, perché arriveranno anche la stagione 35 e la stagione 36. Ma come siamo arrivati a questo? Com'è nata la famiglia americana più famosa al mondo? Ne parliamo oggi in questo video con il Ciaddone. Simpson sono in assoluto uno fra i cartoni animati più di successo dell'intera storia della televisione. Salve, sono il Ciaddone ed oggi mi trovate qui sul canale di Andry per parlarvi dell'incredibile storia di questo mitico cartone animato. E no, il termine mitico non è assolutamente usato per caso. Mitico! Ma ora, finiamola con questa scialba imitazione! Siete pronti a scoprire i vari retroscena che hanno dato vita a questo capolavoro dell'animazione? Siamo nell'estate del 1953. I 34enni Homer Philip Groening e Margaret Ruth Wigham decidono di avere un altro figlio, dopo le due bambine Patty e Lisa, e ci riprovano, ma probabilmente sarei dovuto andare più avanti di così. A quanto pare il concepimento andò a buon fine, perché infatti il 15 febbraio 1954 nacque Matt Groening. Matt Groening, fin da ragazzo, fu un super appassionato di cartoni e fumetti. Frequentò vari corsi e scuole, proprio con l'obiettivo di diventare fumettista. Terminati i suoi studi universitari all'Evergreen State College di Olympia, decise di trasferirsi a Los Angeles, dove svolse quella che descrisse come una serie di lavori schifosi, come il lavapiatti e il sanificatore di acquerefle. Per descrivere la sua vita infernale a Los Angeles ai suoi amici, decise di disegnare una serie di vignette, rappresentanti in maniera comica alcune delle sue esperienze. Queste vignette gli cambiarono completamente la vita, tanto da portarlo a lavorare presso il Los Angeles Reader, una delle riviste settimanali più famose della zona. Per chi non l'avesse ancora capito, sto parlando della serie a fumetti Life in Hell, il primo vero grande successo di Groening. Questo parla della vita di una coppia di conigli antropomorfi, ovvero Binky e Sheba, residenti in una città chiamata Hill. La serie di vignette divenne sempre più famosa per il suo umorismo sarcastico e surreale, nonché per i personaggi stravaganti che vi apparivano. Una delle strisce a fumetti più famose di Life in Hell è quella in cui Binky spiega il concetto di circolo vizioso. Nella striscia Binky spiega che un circolo vizioso è una situazione in cui la soluzione di un problema crea un altro problema, che a sua volta richiede una nuova soluzione, creando così un ciclo infinito di frustrazione. Binky illustra il concetto attraverso una serie di situazioni comiche che si ripetono in modo sempre più esagerato. Un'altra striscia famosa di Life in Hell è quella in cui sempre Binky cerca di scappare da un'interminabile conversazione con un vicino di casa noioso e invadente. Vi ricorda qualcuno? Binky cerca di utilizzare una serie di trucchi per fuggire alla conversazione, ma ogni volta il vicino lo segue e continua a parlare senza sosta. Alla fine Binky decide di fingersi morto, ma la cosa attira ancor più l'attenzione facendo rimanere Binky intrappolato. Nella prima metà degli anni 80 la fama di questi due coniglietti a fumetti crebbe molto negli Stati Uniti e nel 1985 arrivò una chiamata inaspettata. Al telefono, la Fox. Che chiedeva all'allora 31enne Matt Groening di creare una serie di cortometraggi animati tratti da Life in Hell, per il programma comico Tracy Ullman Show. Groening era contentissimo, ovviamente, ma aveva un'idea. Life in Hell la pubblicava ormai da anni, si era un po' stancato, avrebbe voluto ampliare la proposta. Non avrebbe voluto continuare a parlare tramite questi due coniglietti, e allora propose alla Fox qualcos'altro. Da un po' di tempo Groening stava preparando altri fumetti, per esempio Akbar and Jeff's Guide to Life, e decise di prendere alcune caratterizzazioni e caratteristiche da queste nuove storie per inserirle in altri personaggi per i corti richiesti dalla Fox. Nacque così una nuova serie di corti animati con personaggi ispirati alla sua famiglia reale, i Simpson. Ed era davvero ispirata alla sua famiglia, Homer, Marge, Lisa. Così ispirati che all'inizio avrebbe voluto chiamare la serie con il suo vero cognome. Immaginate se oggi invece che i Simpson la serie si fosse chiamata i Groening. Probabilmente non avrebbe avuto nemmeno lo stesso successo. Per il cognome di questi personaggi, Matt optò per i Simpson, per il semplice fatto che la serie di corti avrebbe rappresentato la famiglia americana media degli anni 80. E Simpson era il cognome più diffuso in molte nazioni degli USA in quel periodo. Anche alcuni amici di Matt avevano quel cognome. Lo stesso discorso vale anche per la città
in cui questi personaggi hanno residenza, ovvero Springfield. Basti pensare che negli Stati Uniti esistono ben 67 città con questo nome. Inoltre, la parola Simpson ha anche un doppio significato. Infatti, è la fusione tra le parole simple e person, ovvero persona semplice. In fin dei conti, i Simpson sono semplicemente dei sempliciotti. Immaginatevi se la serie in Italia fosse arrivata con questo nome. Mamma mia, che cringe! Dopo alcuni anni di lavoro, il 19 aprile 1987 venne trasmesso il primo corto dei Simpson. Good Night, The Babysitter, The Krusty the Clown Show, questi sono solo alcuni titoli dei 48 corti trasmessi dalla Fox dall'aprile 1985. Poi però arrivò TV Simpson. Il corto era composto da una serie di brevi sketch che prendevano in giro la programmazione televisiva dell'epoca. Nell'episodio, i membri della famiglia Simpson si siedono insieme sul divano per guardare la televisione, ma anziché seguire un unico filo conduttore, gli sketch si susseguono in modo casuale e indipendente l'uno dall'altro. Ad esempio c'è una parodia di una pubblicità di un'auto, un trailer di un finto film horror, un programma di cucina, un documentario su una tribù africana, un cartone animato giapponese e molto altro. Questo fu ufficialmente l'ultimo corto dei Simpson, perché la Fox si era stancata di questi personaggi e di Matt Groening. Quindi lo licenziò. E questa è la lettera ufficiale di dimissione di Matt Groening dalla Fox. No, ok, l'ultima frase è completamente falsa, anche perché la serie di corti era ormai famosissima, ed infatti la stessa Fox invitò realmente il nostro Matt a lasciare il Tracy Ullman Show, ma per lavorare ad una serie animata tutta sua. Naturalmente la serie sulla famigliola americana tutta in giallo. Nascono così i Simpson proprio come noi li conosciamo. Il 17 dicembre 1989 andò in onda in America il primissimo episodio dei Simpson, ovvero Simpson Roasting on an Open Fire, che in Italia arrivò solamente il 24 dicembre 1991 con il titolo Natale da Cani, il primissimo speciale natalizio della serie. Fin da subito la fama dei Simpson crebbe sempre più, ma stavolta a livello globale, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Tutti oggigiorno conoscono la famiglia gialla di Springfield, grazie anche a questa caratteristica che sicuramente destava molta curiosità ed era a tutti gli effetti un tratto distintivo. La serie aveva lo stesso umorismo adulto, dissacrante e intelligente dei corti, solo che il minutaggio maggiore diede la possibilità di fare di più. I Simpson divennero un vero e proprio fenomeno di culto degli anni 90 e inizi 2000. Sebbene quest'oggi molti episodi non rispecchiano in alcuna maniera ciò che erano i Simpson un tempo, il suo enorme impatto culturale rimane innegabile. I Simpson sono stati pionieri nel portare l'animazione in prima serata e hanno stabilito uno standard elevato per la combinazione di comicità, satira e umanità. Penso che ormai lo sappiate anche voi, i Simpson non è più la serie di un tempo, in molti hanno smesso di guardarla perché non ha più nulla di ciò che di innovativo aveva al tempo. La regia degli episodi non è più la stessa, la comicità non è più la stessa, nemmeno i personaggi sono più gli stessi. C'è chi spera da anni in una chiusura effettiva della serie, ma a quanto pare Disney, perché ora è Disney, non vuole proprio lasciarla andare, dato che nonostante tutto è ancora una delle serie più redditizie mai realizzate. Secondo me qualsiasi cosa deve avere una fine, e la data di scadenza dei Simpson era già impostata qualche decina d'anni fa. Spero un giorno in questa fatidica fine, magari con un altro film, o con uno speciale di Natale come il primissimo episodio, tanto che per molti il nono episodio della 23ª stagione è stata un'occasione sprecatissima. Nella puntata natalizia la narrazione si sposta nel futuro della famiglia Simpson, con uno sguardo su tutto ciò che ci siamo persi rimanendo bloccati alla stessa età dei personaggi. E per quanto mi riguarda, la puntata, soprattutto con gli ultimi minuti, poteva costituire la fine perfetta per questa serie. Senza i Simpson, l'intero mondo dell'animazione, quest'oggi, sarebbe stato completamente diverso. Grazie Groening per aver creato questa incredibile serie animata. Ragazzi, questa è la storia completa della nascita dei Simpson. Ringrazio il Ciaddone per la partecipazione in questo video. Vi ricordo che nella descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design tratti dalle vostre serie e dai vostri film preferiti. E come sempre, se al momento del pagamento inserirete il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, ringrazio ancora il Ciaddone, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude.